Bentrovati a un nuovo appuntamento con Toscana Parlamento, la trasmissione a cura della redazione di Italia 7 che vi aggiorna su tutte le attività del Consiglio regionale, la cui ultima seduta si è aperta con un minuto di raccoglimento per ricordare i bambini vittime della guerra in Ucraina. Un minuto di silenzio per i bambini morti dall'inizio del conflitto in Ucraina e per tutte le vittime, sperando che arrivi presto il cessate il fuoco e il ritorno della pace. La richiesta al raccoglimento al Consiglio regionale è arrivata dal presidente Antonio Mazzeo. È stata una scelta che ho fortemente voluto per ricordare i 117 bimbi che purtroppo sono morti, uccisi da questa atroce guerra. È un modo con cui abbiamo voluto ricordare anche tutte le vittime della guerra. Mazzeo ha ricordato il discorso di Zelensky davanti alle due Camere riunite. Ha paragonato Mariupol a Genova, 400.000 abitanti, l'80% della città distrutta e oggi gli ultimi attacchi terribili anche nell'unico luogo di cultura rimasto intatto dove andavano a trovare la salvezza donne e bambini. Il presidente ha poi ricordato alcuni dei numeri di una crisi umanitaria catastrofica. E chiediamo che presto possa finire questa guerra e che si ritrovi la pace. Noi come Toscana stiamo facendo tutto quello che possiamo fare per accogliere i profughi ucraini. Guardate, ogni mattina per venire al lavoro passo sotto la questura di Pisa e vedo tante donne, tanti bimbi, lo sguardo spento. Ecco, io mi auguro che noi non solo possiamo accoglierli, possiamo includere ciascuno di loro e farli sentire a casa propria, sperando che quel sorriso spezzato da questa atroce guerra possa tornare a splendere più forte di prima. L'Aula del Consiglio regionale ha approvato a maggioranza la prima variazione di bilancio di previsione 2022-2024 con 23 voti favorevoli e 11 contrari. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza la prima variazione al bilancio di previsione 2022-2024 della Regione con 23 voti favorevoli e 11 voti contrari. Approvati tre emendamenti della Giunta per un contributo all'Università di Firenze per un progetto di studio, per un contributo per realizzazione di spazi di coworking e uno per un contributo straordinario a favore del Comune di Empoli per interventi alla rete idrica in località Molinnuovo e in via Pian Grande. Il Consiglio regionale ha approvato una manovra che comporta una variazione al bilancio di previsione che per il 2022 supera i 900.000 euro, è di 450.000 euro sul 2023 e di oltre 4 milioni di euro per il 2024. Sul fronte delle entrate si registra un aggiustamento delle aliquote e degli scaglioni dell'addizionale regionale all'IRPEF, all'imposta sulle persone fisiche, in adeguamento alle indicazioni che vengono dalla legge di stabilità del governo. Questo comporterà un maggior introito di circa 450.000 euro all'anno, che andrà però a colpire i ceti medio-alti, della popolazione. Per quanto riguarda le voci di spesa, i cambiamenti più importanti che vengono fatti con questa variazione riguardano i territori di alcune province. In particolar modo viene rimodulato un contributo di quasi 430.000 euro per il comune di Palazzuolo sul Senio per la realizzazione di una struttura destinata ad ospitare i servizi sanitari. 250.000 euro sono destinate al comune di Buti. E c'è uno stanziamento aggiuntivo di oltre 3 milioni e mezzo di euro che viene destinato alla realizzazione del ponte sul fiume Serchio e che va ad unirsi ad uno stanziamento della provincia di Lucca, del governo e della regione che già ammontava quasi 20 milioni di euro. Si tratta della prima variazione al bilancio regionale a cui ne seguiranno presto delle altre destinate ad offrire risposte concrete al territorio toscano e a molte delle esigenze che la comunità con la fase di superamento della pandemia attende. Si conferma la volontà di Italia Viva di questo anno di non aumentare le tasse, una battaglia politica che abbiamo condotto e anche in questa prima variazione la riconferma praticamente anche dell'addizionale IRPEF, degli scaglioni, così come delle tariffe, per noi è un elemento importante. Non era il momento di aumentare le tasse, siamo stati in grado di adeguare le nostre previsioni fiscali alle previsioni di riduzione fiscale che sta avvenendo a livello nazionale, questo è positivo e la piccola forma di riduzione che proviamo a fare a livello regionale può cercare di alleviare quello che è un aggravio che altrimenti rischia di essere insostenibile per le famiglie toscane.
La rideterminazione della manovra fiscale regionale mantiene sostanzialmente inalterata la pressione fiscale, fatta eccezione per un modesto incremento del gettito tributario stimato in 450.000 euro a decorrere dall'anno 2022. Nel dibattito la consigliera del gruppo misto Elisa Tozzi e il consigliere di Fratelli d'Italia Vittorio Fantozzi hanno anche evidenziato l'aumento. Di fatto c'è un aumento della tassazione in questa regione, molto probabilmente non sarà che il primo. Chiaramente si fa un dibattito su chi si va a toccare, su quali redditi si vanno a toccare, si presuppone che i redditi sopra 50.000 euro non siano gravati da altri prelievi fiscali, ma in realtà quello che si va a comporre con questa variazione di bilancio è tutta una serie di interventi che hanno una loro ratio e che Fratelli d'Italia ha affrontato costruttivamente, in alcuni casi votando a favore, in alcuni casi astenendosi, in alcuni casi chiaramente dando nel complesso un voto contrario a quella che è una manovra che non ci convince per due ordini di motivi. La prima perché non va assolutamente a toccare tutto il malcontento che viene vissuto dalla comunità toscana, sia a livello imprenditoriale che delle famiglie, e poi chiaramente perché nel suo complesso non fa che essere una variazione che non ha nessun tipo di strutturazione e organicità. Ci sono due misure sulle quali ci siamo soffermati anche in commissione. La prima, che è l'aumento della pressione fiscale, è innegabile, benché ci venga, come dire, passato il concetto di un allineamento a livello nazionale dei provvedimenti di riduzione delle aliquote, in realtà questa sarà una misura che impatterà, e impatterà soprattutto su quei ceti medi che purtroppo in questo paese scontano evidentemente il fatto di essere coloro che in qualche misura, come dire, sostengono il PIL nazionale. Ancora una volta si fa una scelta ben precisa. Oggi il cittadino toscano che magari ha una partita IVA, che magari fino appunto a qualche mese fa aveva una trattenuta IRPEF del 41% guadagnando 50.000 euro, ad oggi non solo avrà ancora il carico fiscale appunto che magari è legato a una partita IVA, ma avrà una trattenuta del 43% e un'addizionale regionale più alta. Questo è il quadro. Su una misura che comporterà per la regione toscana un aumento di circa 450.000 euro. Tutto questo sarebbe quasi comico se non avessimo oggi in bilancio un'altra misura, che è quella che sostanzialmente consente il compenso nelle società partecipate di cumulare le indennità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, laddove è previsto. Allora, capite bene che questo è quasi un paradosso. Concludo dicendo, siamo ancora in attesa del piano regionale di sviluppo. In una situazione economica e sociale che rischia davvero di degenerare, oggi ancora non sappiamo la Regione quali interventi strutturali intende adottare. Il consigliere Alessandro Capecchi di Fratelli d'Italia ha invece voluto sottolineare i tempi e i modi della discussione. C'è una manovra fiscale surrettizia, c'è una modifica della normativa per consentire un cumulo di cariche, ma soprattutto non c'era quello che ci aspettavamo davvero, ovvero sia un ragionamento sulle spese correnti della Regione, perché se è vero che i cittadini e le famiglie e anche le imprese pagano il 30-40-50% in più delle spese fisse, gas, riscaldamento, nulla di tutto questo ritroviamo invece nel bilancio regionale, che pure ha decine e decine di immobili e migliaia di dipendenti. Questo vuol dire che probabilmente si rimanda la manovra fiscale a dopo la campagna elettorale delle prossime amministrative. L'altro ragionamento è sul piano degli investimenti. La Regione in 3 anni ha previsto di spendere 600 milioni per opere pubbliche. In realtà lo stesso Presidente Giani ha riconosciuto che con l'aumento dei prezzi delle materie prime e dell'energia nemmeno gli interventi del PNRR saranno realizzati in toto. Quindi ci aspettavamo, ci aspettiamo, e per questo abbiamo presentato un ordine del giorno specifico, che la Regione in tempi certi dica con quali priorità riorganizza il piano degli investimenti, come farebbe qualsiasi buon padre di famiglia di fronte a una situazione come quella che stiamo vivendo. Siamo a marzo e la Regione fa una variazione di bilancio su interventi spot completamente slegati da una programmazione organica e coglie l'occasione essenzialmente di aumentare gli stipendi ai presidenti del Consiglio di Amministrazione che possono cumulare il reddito come amministratore delegato. Visto il periodo di grande incertezza e crisi economica, riteniamo questa decisione veramente fuori luogo e anche un messaggio veramente sgradevole verso i cittadini che tutti i giorni sono a combattere con le difficoltà economiche, della mancanza di lavoro e tutto quello che sappiamo benissimo legato sia all'aumento dei costi dell'energia che delle materie prime e anche delle derrate alimentari.
Il bilancio di esercizio per l'anno 2020 della Fondazione Sistema Toscana è stato approvato con 20 voti favorevoli e 16 contrari. Con 20 voti favorevoli e 16 contrari, il Consiglio regionale della Toscana ha approvato il bilancio di esercizio 2020 della Fondazione Sistema Toscana, richiamando la necessità di indicare nel programma di attività gli investimenti da realizzare e la quantificazione delle risorse a ciò destinate. Il bilancio di esercizio 2020 della Fondazione Sistema Toscana registra un utile di 199.000 euro circa, in sostanziale invarianza rispetto al risultato dell'esercizio precedente. Il valore della produzione è di oltre 9.300.000 euro, di cui 8 milioni circa sono i contributi da Regione Toscana, 89% del totale, e i ricavi delle vendite e delle prestazioni relative all'attività commerciale pari a 267.900 euro. Il costo della produzione è pari a oltre 9 milioni di euro, di cui il costo del personale è pari a 3.300.000 euro. Sì, un'approvazione diciamo un po' tormentata, molto contestata. In realtà l'unica pecca che ha è di essere un'approvazione tardiva, perché era il bilancio del 2020 che ha avuto alcune vicende che hanno richiesto approfondimenti, ma ad oggi il bilancio è prima cosa un bilancio inutile della Fondazione, che quindi è un saldo positivo, è un bilancio che ha ricevuto alla fine tutte le approvazioni degli enti di controllo, gli organismi di controllo interni ed esterni, ed è un bilancio che ha consentito di verificare per l'ennesima volta come questa Fondazione sia un organismo indispensabile per le attività dell'ente Regione Toscana sui fronti della promozione turistica nelle sue connessioni con la promozione e il sostegno all'offerta culturale. Cioè si occupa di quel settore di cerniera che consente di trasformare la nostra identità culturale, il nostro patrimonio culturale in motori generatori di offerta turistica e quindi di economie anche nel campo turistico oltre che nel campo della cultura. È stata anche l'occasione per analizzare temi più generali che riguardano il rapporto con i dipendenti e gli ex dipendenti e gli incarichi ad essi riconoscibili, che però ha avuto come esito quello di essere ricondotta nell'alveo della prima commissione per una discussione più generale, e quindi il bilancio è stato approvato con soddisfazione a maggioranza e ci porta adesso ad attendere i bilanci preventivi per le attività del 2022 della Fondazione Sistema Toscana. Voto contrario del gruppo della Lega, del Movimento 5 Stelle e di Fratelli d'Italia. È emblematico che oggi, marzo 2022, si voti l'approvazione del bilancio di Fondazione Sistema Toscana del 2020. Ci sono state varie problematiche, abbiamo votato in commissione qualche giorno fa, è passato a maggioranza. Noi diciamo: cosa c'è che non va in Fondazione Sistema Toscana? Qualcosa c'è che non funziona. Lo dicevamo anche negli altri anni, va avanti con il 90% di soldi regionali, quindi è giunto il momento di fare una riflessione su questa fondazione e anche su Toscana Promozione, perché per certi versi si assomigliano e quindi secondo noi forse ci vorrebbe un'unica regia. Siamo andati a spulciare, a controllare come mai nel 2020 il bilancio dal 2020 arrivi oggi, e ci siamo accorti che quel bilancio intanto ha due pareri negativi ricevuti dalla direzione bilancio della regione. Non solo, guardando i bilanci ci siamo accorti per esempio che nel 2017, nonostante la regione abbia stanziato 5 milioni e 200 mila euro di denaro pubblico a Fondazione Sistema Toscana, ne sono serviti un ulteriore 620 mila per colmare un buco di bilancio. Un qualcosa di surreale, cioè che la fondazione che deve promuovere la cultura e il turismo del luogo, che forse ha più cultura e storia, tradizione e attrazione turistica del mondo, perda 600.000 euro all'anno. C'è di più, evidentemente lo stipendio che si prende in deputazione del Monte dei Paschi di Siena e la pensione che ora questo signore percepisce sono ben lontani dai 115.000 euro che percepiva quando era direttore di Fondazione Sistema Toscana, e allora Fondazione Sistema Toscana in affidamento diretto gli dà una consulenza da 50.000 euro. Un bonus, perché evidentemente è stato bravo a gestire male 17 anni la fondazione, viene dato un bonus elargito, un premio in questa situazione storica, in questa contingenza storica, un premio di 50.000 euro. È una roba che è di una inopportunità politica senza precedenti, e io ho dei dubbi
che sia soltanto un'opportunità politica, che non ci sia anche altro. Ho cercato di spiegare all'Aula che il credito IVA non può essere portato a fondo rischi, perché è una partita di giro il cui debitore è lo Stato, quindi più garantito di così non può essere un credito, e quindi se viene portato a un fondo rischi vuol dire che c'è un problema. E leggendo il bilancio mi sono accorta che l'Agenzia delle Entrate già nel 2017 ha dichiarato questo credito IVA inesistente, quindi è stato fatto un errore ed è specificato proprio nella relazione che è stata considerata detraibile l'IVA su spese di missione. Le spese di missione sono spese di viaggio, ristoranti e hotel. Esiste una legge dello Stato che dice che l'IVA su queste spese è indetraibile. Ora mi domando come una fondazione possa fare un errore simile. Da Toscana Parlamento è tutto per questa edizione. I prossimi aggiornamenti la prossima settimana.